Beh, oggi personaggio di spicco del mondo dello spettacolo, più influencer di me. La Madonna, io addirittura. Ma io cosa influenzo? Uno che si taglia i capelli dal niente una volta l'anno può essere un influencer. Te sei un po' Alvaro Morata, in effetti. Ogni tanto pelato, ogni tanto con i capelli. Così. Michael, è un piacere averti qua. Presentati per chi non ti conosce. Chi è Michael Righini? Allora, presentarsi per me è sempre molto difficile perché mi ricorda un po' Miss Italia. Comunque, vabbè, io ho un canale YouTube dove sono 10 anni che faccio video comici e non, però ovviamente tutti sanno la mia fede bianconera e in più adesso ho aperto anche un canale di calcio a parte, quindi... Esatto. Insomma, il calcio mi diverte molto e ovviamente Luca lo seguo da parecchio, quindi insomma, eccoci qua. È stato bello perché ieri ci siamo mandati i messaggi per organizzare e lui mi diceva io ti seguo da tanto, io gli dicevo anch'io ti seguo da tanto, quindi c'era questa cosa che tutti e due seguivamo l'altro da anni. Era di uno smielato tutto da fare schifo. Però l'abbiamo fatto in privato, non pubblicamente, quindi è stato più vero, più natural. Infatti, facci caso, qui mi sono contenuto addirittura. Infatti, è per quello che ti dico, siamo stati bravissimi. E tra l'altro, diciamolo perché le persone che ci guardano lo sanno, è mezz'ora che io e te chiacchieriamo senza registrare, del più, del meno, così. Ma perché io e Luca abbiamo alcune cose in comune sul fatto di lasciare il lavoro, credere nei soldi. Ah, pensavo di tagliarci i capelli, quelle che no, grazie. No, anche se tu hai fatto una scommessa, mi ricordo, tempo per fa. L'Italia, se vinceva l'Europeo. Sì, aspetta, che te sei un paraculo, perché te quando hai fatto il rasato c'era comunque una minima sfumatura sopra. Io ho detto mi taglio i capelli molto corti, non mi ra... Oh, beh... Cioè, però l'ho fatto, ho sempre avuto il ciuffo, non avere il ciuffo per me era una roba. Io quando mi raso quella volta l'anno, cioè, e via, tutto. Allora Michael, è 2 minuti che abbiamo fatto qua le risate. Vabbè, basta. No, ridiamo meno perché ti fanno tutti e due Juve. Questo video uscirà nel pomeriggio che accompagnerà, nella mattinata che accompagnerà la Juventus ad andare a affrontare la Salernitana. Avresti mai pensato di dire Salernitana Juventus? Oi oi oi, che brutta partita. No, infatti mi sono già intristito. Ecco. Questo è un comico e l'abbiamo distrutto parlando. Non riesco a trovare l'allegria di questo momento. No, allora, siamo in un momento purtroppo dove vuoi non vuoi cerchiamo soluzioni a breve termine, ma inizio a pensare che le soluzioni a breve non ci siano. Cioè, nel senso che inizio a pensare che questa Juve abbia delle cose buone, ma tanti problemi, che sono sotto gli occhi di tutti, altrimenti non saresti così in classifica, no? E il problema è che cerchiamo sempre soluzioni che possono essere per uscire... Anche l'anno scorso era un po' così, no? Ma magari... compriamo quello, oppure magari cambiamo modulo, oppure magari. Secondo me la soluzione vera è che ci vorrà qualche anno per ricostruire la faccenda qua. Il problema qual è? Che te dicevi giustamente, anche l'anno scorso lo facevamo, forse anche l'anno prima e l'anno prima ancora, però le facevi ad aprile, a maggio, a giugno, a luglio, non iniziavi a farle al 30 di novembre. E farle al 30 di novembre significa che la soluzione nel breve periodo la devi trovare. Perché se no, quando dici no, fallimento perché non vinci lo scudetto, non arrivi nelle prime 4, no, rischi 10° posto, 11° posto, perché adesso hai 5 partite delicate, che sono delicate perché dovresti fare 15 punti, ma questa Juve è in grado di farli? 15 punti? No, ma infatti vedi proprio delle lacune, a parte che la partenza di Ronaldo ha sicuramente condizionato tanti fattori, sia di spogliatoio che di campo, di resa di gol. Peraltro ha iniziato un dolcissimo trapano, che spero non si senta. È Ronaldo che non vuole farti dire certe cose su che trapano. È Ronaldo. No, ci sono dei problemi oggettivi. Allora, poi non sono neanche dell'idea di... Perché noi in Italia viviamo un po' di assoluti, no? Nel senso, cioè, o la squadra è la più scarsa del mondo, no, oppure vinceremo la Champions League. Purtroppo ci sono delle sfumature dove in realtà la Juve è piena di giocatori molto, cioè, validi, come Chiesa, appunto, come Cuadrado, Dybala. E il problema è che poi è una squadra che quando analizzi il singolo trovi anche degli elementi di spicco. E poi purtroppo quando vai a vedere... l'assortimento
è tutt'altra cosa. Comunque io spero davvero che non si senta questo trap. No, ti giuro, io non lo sto sentendo, quindi in teoria okay, dovrebbe essere a posto. No, è proprio una squadra purtroppo male assortita e che viene fuori da un ciclo dove una rosa forte ha chiuso un'epoca, e proprio quando è arrivato Ronaldo, secondo me, che proprio il ciclo è finito lì. E adesso siamo in ricostruzione, ma non può essere una cosa sul breve. Cioè non può essere una cosa che ne so, a gennaio compri... Cioè io faccio un esempio, no? Arrivasse anche Vlahovic, la situazione sicuramente migliorerebbe in attacco, certo. Però quello che ci si aspetta dalla Juve, che possa arrivare in finale di Champions League, che possa vincere lo scudetto con forza... Manca del tempo, secondo me. Ma anche perché dei punti li hai già persi. Cioè, anche se arrivano Vlahovic, Pogba, Sergio Ramos e torna Ronaldo a gennaio, magari li recuperi alcuni, ma quelli esatto, li hai persi. È già quello. Ma secondo me proprio c'è una questione che ci vuole del tempo, perché qui non serve un elemento, ne servono due o tre, e poi servono due o tre elementi che, tra l'altro, abbiano il tempo di inserirsi. Cioè non è che arrivano, non è FIFA che prendi tre giocatori, li metti lì, ok adesso sono più forte, vamos a ganare. È complicato. Per questo mi intristisce, perché ho capito. Allora, sono onesto, quest'anno con Allegri non pensavo una roba così. No, neanch'io. Neanche, cioè non, ma, io, ma io neanche così indietro. Io mi ricordo, tipo un mese fa, faccio un video e dico: sono sicuro che questa squadra, nonostante tanti problemi, non arriverà mai a un punto in cui si sgretola. Eccoci qua, pronti via. Esatto, perché, esatto. Ma un mese fa, non st'estate. Non pensavo. Sì, sì, sì. No, c'è proprio un discorso molto ampio, secondo me. Poi, vabbè, in questi due anni, tra la questione anche fuori dal campo, è veramente sempre, c'è sempre qualche cazzo tra Superlega. Adesso la questione che Valenza, Suarez. Insomma, sono tutte cose che comunque alla fine, cioè, singolarmente non possono condizionarti, però uno più uno più uno più uno più uno inizia a essere un bel gruppone. Secondo me Allegri, a livello di gestione di spogliatoio, io non metto in dubbio che abbia la mano, perché comunque è uno che ha polso, esperienza. Però a livello di fatti di campo, anche da lui mi aspettavo un po' di più, però evidentemente c'è proprio un problema al momento dove la rosa potrebbe fare più cose, l'allenatore potrebbe fare di più, la società potrebbe fare di più. Sai, c'è anche da dire che quando vinci per 9 anni, a un certo punto, vuoi o non vuoi, anche la mentalità più vincente al mondo, rischi di dare un po' le cose per scontato, cioè nella natura umana. Cioè, se stai bene, a un certo punto, io e te non stiamo pensando qui al riscaldamento, stiamo pensando a parlare io e te. Chi vive in strada il riscaldamento lo dà come... Ok, quindi perché faccio questo paragone? Perché c'è gente che non vince le trofei da 15-20 anni. Certo. E noi invece abbiamo dilagato in Italia e ci siamo avvicinati in Europa a far qualcosa. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ma io prendo questo assist che hai fatto. Il Michael del 2018, acquistiamo Ronaldo, prendiamo Cancelo, torna Bonucci, arriva Emre Can... C'è Allegri che in Champions ha sempre fatto bene, è 3 anni che perdi la Champions per colpa di Ronaldo, adesso Ronaldo gioca con te. Avrebbe mai pensato che dopo 3 anni e un po' essere qui a dirti di buona Salernitana, che difficile. No, ma poi soprattutto, cioè, allora, il mio parere su Ronaldo adesso e quando è arrivato è completamente diverso. Nel senso che Ronaldo, secondo me, è stato un acquisto sbagliato. Ma non per l'acquisto in sé, perché secondo me l'acquisto è giusto. Cioè, hai la continuità. Cioè, hai l'opportunità di avere Ronaldo, dici no, non lo voglio, cioè, non siamo matti. Però il problema è quello che poi dopo non hai fatto intorno a lui. E quindi, col senno di poi, mi viene da dire, se dovevi prendere Ronaldo per non costruirgli una squadra intorno, non calcolando anche alcuni a fine ciclo, cioè, ricordiamo che Dira, che è stato praticamente 6-7 mesi fuori rosa prima di darlo via, c'è tanti problemi. Adesso, esempio, quando è arrivato Ronaldo c'era il centrocampo composto da Pjanic, che dira teoricamente, ma poi era Emre Can, e Matuidi. Cioè, uno o due anni dopo, uno in Turchia, uno in America, uno si è ritirato dal calcio. Cioè, capisci perché abbiamo anche il centrocampo così? E il centrocampo è composto da elementi che sono state opportunità, non
obiettivi di mercato allineati anche a una pedina in quel ruolo, per quel modulo, per Cioè, quell'allenatore. io quasi spero che sia un'opportunità, perché se nel momento in cui sono andati a tesserare l'anno dopo Ramsey e Rabiot e me li hanno inquadrati come i due giocatori che dovevano risolvere i problemi del centrocampo della Juventus, secondo me è più grave. Spero davvero delle due che sono andati là a dire è l'opportunità, prendo Ma sai questa. perché secondo me è l'opportunità? Perché vedi proprio nella Juve, non può spiegarsi altrimenti, che ci sono dei ruoli dove è piena di doppioni. Ti faccio un esempio: alla destra c'hai Bravo, volevo arrivare lì, infatti. di ruolo naturale, poi è chiaro che questi li puoi spostare anche a sinistra, puoi adattarli, per carità, però ruolo naturale. Alla destra c'hai Bernardeschi, Kulusevski e Chiesa. Alla sinistra, naturale, non c'è. Ti aggiungo anche Cuadrado e Dybala che ama partire dal centrodestra e le Cioè, capisci? mezzali che Bentancur e McKennie sono delle mezzali destre e solo Rabiot che è una mezzala sinistra. No, Quindi capisci da lì che non puoi avere 3-4 calciatori in un ruolo dove te ne basterebbero due e uno a malapena in altri. Vuol dire che è una squadra costruita male perché secondo me non si aspettavano che i giocatori, quelli che hanno dato via, hanno lasciato, potessero chiuderla così presto. Mi viene da dire questo, perché tanto se no vuol dire che non hai programmato, no? C'hai Matuidi lì a sinistra, forse pensavi non prendo nessuno perché lo venderò, cioè lo daremo via, altri 2 o 3 anni li fa. Poi capisci che fa solo un anno e da lì dici, ok, chi prendiamo? Abbiamo speso tutto per Ronaldo, abbiamo dovuto prendere De Ligt perché Chiellini inizia ad essere vecchiotto, abbiamo soldi per un centrocampista forte? No, allora andiamo di opportunità. sì, poi in quello stesso mercato prendono anche Romero Demiral, oltre a De Ligt, e ad oggi invece quell'investimento di quasi 150 milioni per i difensori ti ritrovi solo De Ligt, perché gli Ma infatti se tu altri li hai. guardi già Chiesa, c'è stato proprio, poi vabbè, il Covid è stato proprio l'ammazzata su questa cosa qui. Perché quando la Juve prende Cristiano Ronaldo, non può permettersi altri big giustamente quell'anno. Era Cancelo, però. Sì, però dico big già affermati, comunque anche a livello di... Perché Cancelo, ad esempio, si è stati Pollinoi, Cancelo adesso è uno che... Comunque ha affermato anche nel calcio. Prima già lo si vedeva che era un potenziale enorme, però a livello di nomi un po' più grossi, seppur anche lì si parla di potenziale, l'anno dopo De Ligt è una cosa dove, tra virgolette, sei un pochino più sul sicuro, cioè capitano dell'Ajax, è già così giovane, fa Ti gol anche butta in fuori, Champions, ti butta fuori. ti butta fuori, cioè vedi già delle cose che hanno inciso, tant'è che peraltro mi sembra che aveva vinto anche miglior giovane può essere. al Pallone d'Oro, miglior Under 23, Allora, al qualcosa del Golden genere. Boy sicuro, poi non so. Esatto, quindi cioè, nel senso con tutto l'amore per Cancelo, che secondo me è stato un errore madornale darlo via, però anche lì da dove nascono queste cose? Non c'avevi i soldi, dovevi prendere dei soldi. Quindi allora, quando io parlo di adesso tu torni indietro nel tempo, prenderesti Ronaldo? Sì. Io sì, esatto, ti dico sì, però, sì però, se Sì, prima era però... sì punto, oggi è sì però, perché so cos'è Quindi, stato dopo. esatto, però se io mi compro la Ferrari, è ovvio che ho la macchina più figa al mondo, ma se non ho i soldi per pagare il bollo, non la compro. Mi hai messo in testa che devo pagare il bollo alla macchina, grazie, mi hai ricordato questa cosa qua. Ah, a parte gli scherzi, ma Cioè, tu pensa... il Mike di oggi però, che fa un'analisi giustissima su quello che è stato negli ultimi anni e arriva ad oggi, perché Sì, perché purtroppo ormai coi dal sema... passato possiamo trarre degli insegnamenti per non sbagliare ancora in futuro, però oggi cosa ti aspetti da questo immediato futuro della Juve e da questa conclusione del campionato? Perché volenti o nolenti, gli errori che sono stati fatti ieri rimangono lì e devi cercare di aggiustare il tiro adesso per non arrivare a giugno e dire mamma mia. Sì, c'è da dire che per quanto ovviamente secondo me non è una squadra da scudetto. Però Beh non è una certo. squadra da settimo o ottavo posto, Ottavo. è impensabile questa cosa qua. Allora c'è da dire che per il quarto ancora c'è tempo, però mi preoccupa un po' il fatto che riguardando anche All or Nothing, se noi eravamo in testa, A non gennaio, in febbraio. sì, non in testa, scusa, però eravamo in Secondi, corsa, terzi. sì, eravamo secondi a meno 4 punti fino a febbraio, insomma, poi si è
distrutto tutto. E qui siamo a novembre, siamo già in quelle... No, cioè dici te, o succede il contrario, che noi a febbraio invece diventiamo imbattibili. Cioè, allora, lo scudetto per me è fuori da ogni logica. Ah, devono morire gli altri. Cioè, puoi vincere tutte te, però. Se no, ma ormai, secondo me, anche se muoiono gli altri, non sei proprio. No, appunto, dico, o li vinci tutte te e gli altri le perdono tutte, perché sennò scudetto non vinci. No, secondo me il quarto posto è fattibile. È chiaro che ci deve essere nascosta. Deve andarti anche bene un episodio, perché a volte sono anche cose così. Cioè. Quel pallone di Dybala non prende l'incrocio, va dentro, hai un pelo più di fiducia la partita dopo. Quando deve andare male, va male. Lo sai, cioè, allora, nel senso, col Chelsea tu non sei sceso in campo, quindi lì è un discorso. Con l'Atalanta, purtroppo, qual è il problema? Che hai fatto anche delle cose, ma sprazzi. Sì. Perché io ho visto la Juve iniziare a giocare quando il tifo ti dice di tirare fuori i coglioni. Però sai, Mike, qual è il brutto? Che noi con l'Atalanta siamo qua, e io sono stato il primo a dirlo, abbiamo fatto una partita non male, però abbiamo fatto due tiri in porta. Cioè, noi pericolosi, infatti... due tiri, cioè, sì, cioè nel il nostro senso, standard è basso. Quello è il problema. E quindi, però vedi proprio che c'è anche un discorso di testa, perché io capisco che magari ci sono dei giocatori che non sono in grado, perché c'è tanta mediocrità in alcuni elementi della Juve, ce ne sono 5-6, capito, tra Alessandro che è arrivato sul tempo, i soliti, no? Però voglio dire, ci sono delle squadre che hanno più gol di noi, che insomma non credo abbiano i Chiesa, i Dybala, i Morata e compagni. Sì, quindi vuol dire che anche lato allenatore fino adesso qualcosa non ha funzionato. No, perché... ma poi anche Allegri comunque, che a me, sono onesto, è sempre... piaciuto, ma per certi lati ho sempre riconosciuto anche dei limiti, perché secondo me Allegri non è il miglior allenatore della storia, ecco, diciamo. Esatto, e non è neanche un brocco come alcuni lo fanno passare. No, perché adesso lo stiamo facendo passare per l'idiota che ha sempre stato un deficiente. Sì, no. Non è così, è che adesso non sta andando. 11 trofei vinti così, per la No, perché tanti magari dicono, a me non piace, quindi faccio valere il fatto che aveva la squadra più forte, gli altri erano più scarsi. Sì, ok, però questo non significa che Allegri sia scemo. Se la Juve è la squadra più forte e gli altri è quella più scarsa, non significa comunque che Allegri sia scemo. No, anche perché io ricordo l'anno prima Conte che vince lo scudetto a mani basse, però in Europa usciamo ai gironi, se non sbaglio, no, dopo siamo in finale, quindi... Galatasaray. Insomma, adesso no, adesso quello no. È chiaro che gli avversari non avevano la forza che hanno adesso. Abbiamo visto ieri il Napoli dare spettacolo. Però, insomma, anche il Napoli di Sarri, cioè, non è che fu... 91 punti, cioè 91 punti, ragazzi. E perdi lo scudetto, cioè ti incassi. No, la questione è se... Perché sai, comunque, nel tempo il calcio si evolve. Adesso io non sono del partito... Bobo TV o company che Allegri è bollito, è finito, no. Poi io penso che loro dicano cose che non sono d'accordo, poi altre invece che a volte mi ci rivedo anche, però effettivamente Allegri ci si aspetta un po' di più in questo momento. Sai qual è la mia più grande paura su Allegri, che non l'ho ancora detta, ma è da un pezzo che la penso, proprio perché ha tirato in ballo la Bobo TV, perché la Bobo TV in questo momento sta facendo una guerra nei confronti di Massimiliano Allegri, non dell'allenatore della Juventus, perché proprio guerra su Massimiliano Allegri per me è un po' quello, ma è una guerra anche sul ideologica sul gioco. Ed è questa la mia paura, che Allegri invece stia facendo il contrario, che lui invece voglia dimostrare che ad ogni costo, anche così, però ci sono delle annate semplicemente che hai delle squadre diverse, e quello che andava bene una volta con queste non va bene. Quindi la mia paura è che Allegri abbia proprio la voglia di dimostrare che aveva ragione in quella guerra ideologica, e invece no, cioè questi discorsi personali mettetevi da parte uno e uno l'altro, e l'importante è la Juventus, Spero di no, spero di no, perché sennò sarebbe un po' involuto, no? Sarebbe grave. Ma poi lui è quello che cazzo ti tira fuori il 4-2-3-1 con Mandzukic, Dybala, Cuadrado dietro Higuain, cioè insomma lui ha sempre avuto dei colpi, lo si chiama difensivista un po', cioè molto lo è, però ha avuto anche dei colpi dove formazione con 4 attaccanti, cioè. Sì, ma l'importante è che si remi tutti nella stessa direzione, poi metterne 5-6 di attaccanti, non mi interessa, vinci. Però perdi, vedi, se ci fai caso, c'è 2 anni in cui, oltre ad Allegri, io ho visto Allegri quest'anno cambiare 3.000 formazioni
3.000 componenti. Pirlo uguale l'anno scorso, e anche un po' Sarri, che però Sarri già aveva Pjanic, aveva Matuidi, quindi aveva già delle solidità in però più. Sul lungo anche lui le ha lasciate andare. Però anche lui a un certo punto 4-3-1-2, no, poi 4-3-3, no, poi aspetta 4-4-2. Sì. Cioè, negli ultimi tre anni tre allenatori diversi non hanno chiaro il modulo, e secondo me si riassume tutto in quel pezzettino che avevi messo anche tu in un video di Ambrosini ad Azon, sì, che secondo me ha ragione, cioè è difficile collocare, incastrare. Eh sì, perché allora li metti tutti indietro, c'hai i giocatori per il contropiede, però cazzo Dybala a 40-60 metri dalla porta, li metti in avanti, però non hai il palleggio, sono tutti contropiedisti, non è semplice. Poi Rabiot ti gioca un po' male, l'alternativa non è c'è, perché Bernardeschi no, perché secondo me basterebbero due o tre elementi, saresti già con una differenza. Però secondo me due o tre elementi, oltre a la tranquillità societaria che forse oggi non hai più. No, per questo dico ci vuol tempo, perché anche due o tre elementi, non è gennaio o anche giugno, tu li prendi, hai venduto, sei riuscito a vendere per miracolo, non so come, al mercato Ramsey e company, e poi prendi due o tre elementi, ma poi vanno inseriti, cioè devono diventare. Poi vedi un'altra cosa che manca, sono i leader in questa squadra. Perché? Perché non c'è stato il tempo da una rosa che aveva fatto un ciclo ad un'altra di avere questi giocatori che erano inseriti negli anni, ce ne sono stati pochi, cioè. Quindi non è che può farti il leader Kulusevski, cioè Chiesa secondo me può essere veramente il leader, il capitano futuro, però è normale che non può fare il leader adesso che è qui da un anno. A me fa ridere che dopo l'Atalanta vadano in 5 sotto la curva e sia De Ligt a chiamarli e a dire oh ragazzi, sì, anche anni. Queste cose, cioè, vedi, cioè, ci sono tanti elementi che secondo me, vuoi o non vuoi, ci vuole tempo, cioè io credo che ci vorrà qualche anno prima di rivedere la Juve come l'abbiamo vista. Ma qualche anno, perché non 10, però no, me... però sai, le abbiamo viste tante volte noi le altre squadre in questi nostri 9 anni di vittorie. C'era il Milan, dice è possibile che il Milan dopo una storia, sì è possibile, perché se è l'Inter è possibile, sì è possibile, cioè i nostri rivali più grandi sono stati Milan Napoli e Roma in questi anni. Ma poi le altre insegnano, perché il Napoli l'anno scorso è arrivato quinto, ora sta esatto. Bene. Poi vabbè, il campionato è lungo per carità, però insomma anche l'Inter, mi ricordo che prima dell'arrivo di Conte comunque entrava in zona Champions League, quarto posto, faceva anche fatica, e con Conte il primo anno è arrivato a seconda. Cioè ci vuole del tempo per ricostruire qualcosa che ha delle lacune, perché io molte volte sento la rosa della Juve è forte. Sì, ma una squadra deve essere anche forte, cioè composta bene, cioè dove c'è un equilibrio. Sì, te mi dici, se ho sette attaccanti tutti forti, ma io non è che posso giocare con sette attaccanti. No, ti basta vedere il Paris Saint-Germain, no? Che comunque sta avendo su certe cose, poi ovvio in campionato... Vabbè, dai, sì, okay. È un'altra storia, però ad esempio in Champions League, io ho visto col Manchester City, ma non c'è stata partita. Sul piano del gioco, cioè il Paris Saint Germain, il problema cos'è? Che quando la palla non arriva mai là davanti, ma quando arriva davanti, ciao, hai dei fenomeni. Altrimenti la squadra è strutturata proprio male, cioè hai dei giocatori immensi, però poi c'è alcuni che non... Allora, sai cosa mi ricorda un po' la Juve? Lo dicevo l'altro giorno a un mio amico, è presente quando giochi a FIFA, che a me mi è capitato che magari io è più tempo che gioco, adesso io non sono un fenomeno, però bravino, perché è tanti anni che gioco, quindi non sono Zano chiaramente, però un minimo giusto, so fa qualcosa. E c'è un mio amico che non aveva mai giocato a FIFA, ok, quindi giocavamo la stagione insieme, okay. In Coppa. E quando avevo la palla io, ovviamente il livello che aveva lui si vedeva la differenza, era completamente diverso, quindi rischiavamo di perdere la partita anche se il livello della difficoltà del computer era più basso rispetto a quello che gioco io, e però era troppo alto per lui e quindi perdevamo lo stesso. Ecco, questo mi ricorda la Juve, perché io a volte vedo Dybala scattarne 3-4, no? Poi passarla, che ne so, a Rabiot o a volte Bentancur, e da soli perdono palla.
A me è capitato di vedere quando ancora McKennie inizio stagione non stava andando bene, Dybala che a centrocampo fa uno stop incredibile, ne salta due, si gira, scarica su McKennie che sbaglia lo stop, la palla va dietro, McKennie si deve girare, rigirarsi e abbiamo già perso il tempo di gioco. E ho proprio detto. Capisci? Quindi quando non è assortita bene, vedi proprio queste. Cioè, è inutile che Cuadrado spinge, Bonucci lancia, Alexandro gli arriva la palla, torniamo indietro, sponda, Dio andiamo buono, indietro. sempre Cazzo, cioè, incredibile. come fai? Cioè, Sempre. devi avere un'unione proprio di intenti, anche di caratteri. Cioè, io sento molto, Rabiot può fare di più, può fare di più, ma io non l'ho mai visto, può fare di più, certo, però a livello di grinta, in 3 anni, ma anche gli anni precedenti al Paris Saint-Germain, non è il suo carattere. Ma cosa vuol dire questo, Mike? Cioè, tutto questo, questa cosa la riassumi in una sola frase. Non siamo squadra. Non siamo squadre, ci vuole tempo abbinato alla programmazione giusta. Sì, è quello che ti dico. Te dici giustamente, Alexandro, sta giocata standard che c'ha. Gli altri anni giocava, c'era solo lui. Ma perché quest'anno che c'è Pellegrini? Ma perché Pellegrini non gioca? Hai paura di perdere? Vabbè, ma stai già perdendo. Sì, ma poi ci sono anche tante cose. Cioè, ad esempio, Alexandro inizio anno ha fatto molto bene. Cioè, Esatto. galoppava come un malato, quindi il discorso è I malati galoppano. no, scusa, come un matto. No, talmente sono distrutto da questa squadra che li vedo tutti malati. No, galoppava come un matto, però il problema cos'è? Che cazzo succede? Dopo 2 mesi tu non galoppi più? Ma sono anni che gioca solo lui, non c'è un'alternativa, non c'hai la testa, perché le doti lì non è che vengono può esserci una partita, il canto del cigno, ma non puoi avere 6-7 partite dove fai bene. Vuol dire che le doti ce le hai. Il problema è che purtroppo non c'è una soluzione rapida perché sono tanti gli elementi da sistemare, sia titolari che magari di riserva, e serve riunire una mentalità, tante cose. Cioè, non si può raggiungere certi obiettivi, secondo me bisogna fare un bagno di umiltà grosso e dire iniziamo a non pensare più a noi che andiamo in finale. Noi che vinciamo lo scudetto a No, mani vabbè. basse, cioè iniziamo a pensare che siamo una squadra che deve lottare per le prime quattro e costruire qualcosa. Il problema cos'è però? Che dopo anche noi tifosi sentiamo Allegri a inizio anno che dice che dobbiamo star lassù. E adesso dice che dobbiamo star giù. Capito? Quindi è anche lì dopo la comunicazione che dici, però è normale che se la Juve mi parla comunque di rincorrere lo scudetto e poi sei ottavo e poi senti dopo qualche mese no. Adesso dobbiamo, vuol dire che anche lui si è reso conto, lui, la società, chi è, che Ma guarda, bisogna. ti dico, io guardavo l'altra volta l'Inter col Napoli che giocava Ranocchia, che è un Sì. giocatore che non è titolare, è più scarso degli altri. Ieri sera il Napoli che gioca Lobotka, un altro giocatore che non è titolare. Quando tu riesci a inserire questi giocatori che sono anche più scarsi del livello degli altri e non sono titolari, non sono in forma, quello che vuoi, ma comunque non rendono tanto di meno di quelli che giocano di solito, mi sembra di rivedere quando noi andavamo a fare le partite con a centrocampo Hernanes e Sturaro. E dominavamo le partite perché funzionava tutto. Adesso ci puoi mettere davvero ancora. Fai Messi e Ronaldo davanti? C'è caso che la perdi. C'è Sì, caso sì, che la sì. perdi perché non è più solo un discorso di che modulo uso, che giocatore gioca. Lo è anche quello, certo, importantissimo. Però siamo proprio disintegrati. Cioè, adesso. Vedi perché secondo me Ronaldo è stato sbagliato come acquisto, perché è ovvio che se tu guardi i numeri di Ronaldo, ragazzi, non ce n'è. Cioè, Ah, non ce n'è, sì. perché anche lì non c'è mai una sfumatura, no? Ronaldo è un problema? Sì, no, ma non può essere ni. Cioè, io adesso parlo da solo, condurrò il Luca Toselli Show. Ah, il cartello che avevi portato. Che peraltro mi ricordo quando avevi fatto quel cartello lì, cos'era successo? Aveva fatto dei gol. C'era stato Ma qualcosa, abbiamo però. perso dall'Empoli in casa, niente di Ah, particolare, ecco, mi ricordo che niente era di successa una roba. particolare, una Ecco, era cosa no, successo. normalissima questa. Sto Porca troia. preparando un nuovo cartello, che ci vado l'8 di dicembre, sto preparando un nuovo cartello per l'occasione. L'8 dicembre cos'è? La Champions Sì, col siamo. Malmo, sì. Col Malmo. Tirate fuori i Ah no, coglioni. sempre sulla falsariga di quello lì. Sempre sono ammazzato di coglioni. Sì. No, quindi cioè, anche lì la questione è che purtroppo cioè, non. Vabbè, ci sarebbe da parlarne fino alle 4 di notte, veramente. Sulla questione Ronaldo si vive sempre di assoluti, ma io penso che
se fossi stato nei loro panni, probabilmente avrei fatto la stessa cosa, tutti, perché a quell'occasione lì, cioè io ricordo quando hanno detto Ronaldo, cioè io sono impazzito. Vorrei andare in giro nudo per il paese a urlare. Nudo. Ma io sono impazzito, ma io ho comprato lo shampoo, il libro, le maglie, le mutande. Ho perso la testa. Cazzo, cioè i più forti del mondo, tra cui tra i più forti della storia, Ronaldo e Messi, uno dei due viene da noi, cioè. Ma poi sai, Ronaldo per me caratterizzava anche un po' lo stile Juve. Tra poco piango comunque, davvero. Cioè, atletico fino alla fine, mai mollare, la mentalità. Quindi poi era quello che ci aveva buttato fuori in quella partita, era quello che ci aveva rubato la finale, rubato, ci aveva tolto la finale. E quindi tante cose. Il problema è che tornando indietro però dici, ma quei soldi lì, 117 milioni, se tu invece li spendi per un giocatore... Perché loro cosa hanno detto? Noi abbiamo la squadra che è andata in finale, quella più Ronaldo, vinciamo. Ma anch'io lo pensavo, cioè non mi tiro indietro a questa cosa. Il problema è che invece c'era questa squadra che era a fine ciclo. E quindi in realtà devi pensare a Ronaldo più questi che adesso devi cambiarli. Non puoi fare tutte e due, allora quei 117 milioni li prendevi per cambiare alcuni elementi ed essere in più reparti solido. Invece così hai preso Ronaldo che è quintalata di gol, perché è un fenomeno fuori classe, mostro alieno, e poi dietro cioè, non riuscivi neanche a dargli la palla. In conclusione, perché siamo qua davvero possiamo andare avanti per delle ore, e poi ragazzi poi magari la riprenderemo, però ora oggi col senno di poi e senza sapere ufficialmente cosa è successo, ed è una tua opinione, un secondo te Marotta andò via per quello? Se un dirigente va via non può essere solo per quella ragione. Magari quella ragione è la ciliegina sulla torta, però un dirigente dopo tanti anni che lascia un'azienda, poi l'abbiamo visto anche in All or Nothing, cioè che noi semplifichiamo molto, certo, molto quello che è una struttura di persone, di organizzazione veramente gigante. Quindi non è che arriva Ronaldo, mi levo dai coglioni. No, no, però che Marotta avesse davvero fatto il ragionamento che hai fatto te. Secondo me sì. Secondo me quello che sì. Quindi arriva a dire, scusami, io ti sto dicendo che così non si va avanti. Secondo me qua non c'è più futuro. Poi allora c'è da dire che ovviamente c'è stato dell'altro, perché io ricordo che quando Ronaldo entra dalla Juventus c'è Marotta che... ufficialmente Marotta ha anche rilasciato dichiarazioni dicendo che... Ma poi dopo è post-Juve dicendo no, non sono andato via per quello, però... Però vedi, quando vai a vedere chi è quello che ha avuto l'idea, che l'ha spiegata agli altri... Paratici. Quindi... Che però non è che adesso Paratici che cazzo hai fatto? Cioè io... No, ma è lo stesso discorso che facevamo prima per Allegri. Adesso Paratici passa per quello che non sa fare un uomo con un bicchiere, poveraccio. Cioè, ti ha portato anche Chiesa l'anno scorso, per dirne un altro. Quindi vuol dire che comunque il suo lavoro l'ha sempre saputo far bene. Poi si aggiunge che negli ultimi anni ci sono state tante cose fatte male. È logico pensare che se lo licenziano c'è un motivo. Sì, ma sono sempre le sfumature di cui parlavamo prima. Cioè, non c'è. Cioè, non esiste una persona che non sbaglia mai e una che sbaglia sempre. Cioè, intendiamoci, ecco, non è questo. Allora è quello che ti porta a Chiesa e quello che ti vende Cancelo. Poi c'è anche da dire che in mezzo a tutte queste cose tu hai un budget e dei conti. Sì, io la grande critica forse che faccio a Paratici è che è in mano Suarez e prendi McKennie senza sapere che c'è un discorso di slot comunitari, ecco, se proprio devo pesare le cose, quella lì per dire secondo me è una figuraccia, oppure che dopo Suarez mi dice allora prendo Dzeko e poi mi cambi idea e mi prendi Morata, che cosa c'entra in tutto questo ragionamento? Cioè queste sono le cose che mi fanno dire, ma come l'hanno gestita? Non tanto il fatto hai venduto Cancelo, ho capito, magari in quel momento dovevano vendere Cancelo, sì, c'erano anche legati anche a farlo. Anche l'attaccante l'ultimo giorno ti fa capire che comunque c'è... Sì. Un misto di cose che dipendono ovviamente dai soldi a una confusione generale di programmazione. Dai, quindi Salernitana come va a finire qua? No, i pronostici neanche sotto tortura, però... Allegri ha detto, l'hanno criticato in parecchi, c'è da battagliare, che da una parte dice, che cazzo stai dicendo? Però insomma, se questo è il livello che siamo adesso... Ma perché noi adesso noi siamo qua che diamo per scontato che domani a Salerno si vince, e io mi auguro che sarà così. Stasera, per chi guarda il video, mi auguro che sarà così. Ma non è così scontato. Anche col Benevento? Non è così... Ma sì, ma anche con l'Empoli, con l'Ellas, col Sassuolo... cioè, ragazzi, qua io mi auguro che, perché ribadisco, secondo me, prossime 5 partite di campionato devono essere 15 punti. Possiamo farli? Certo. Li faremo? E così concludiamo il tutto. Mike,
grazie per la chiacchierata. Invito i ragazzi ovviamente a passare sul tuo nuovo canale di calcio che si chiama Malati di Calcio. Ecco perché detto... ecco perché malati, no? Corrono come i malati. Era già uno spam. Questo è abusivo, non, sì, non era permesso. Era una cosa inconscia dentro che non controllavo. No, mi dispiace che abbiamo parlato di tante cose tristi. Speriamo di vederci in ambienti più allegri con risultati migliori. Insomma. Di cosa puoi parlare in questo momento? Non possiamo fare niente. Stiamo parlando di un funerale praticamente. Beh, dai, speriamo. Allora, facciamo così: appuntamento al mese prossimo. Sperando. Appena c'è un risultato giusto, eccolo qua, Mike è tornato, ridiamo tutti contenti. Un abbraccio, grazie mille Mike. Grazie a te.